Barbara Streisand. Allora, benvenuti ragazzi con la primissima puntata di Wanna Be Bumblebee stagione 2. Ciao a tutti. Intanto, ciao Bumble. Ciao Criminal. Ciao Criminal. Ciao ragazzi. Oggi puntata che inizia all'insegna dell'arma secondaria. Quindi Bumblebee, ecco qui la tua arma secondaria. Illustraci. Perfetto. Qual è la tua ultima chance nel soft air? La mia ultima chance nel soft air è questa, ossia una Taurus PT92 anche con colpo automatico, quindi full auto, scarrellante, CO2, potenza di un joule, molto bella e molto comoda. Quindi questa è interamente in metallo? Interamente in metallo. Quindi il peso è piuttosto sostenuto? Sì, si aggira intorno al chilo di peso, quindi sì. È abbastanza pesante, un po' scomoda da portarsi in giro perché appunto ha dato il peso considerevole. Diciamo che dopo un po' che la si usa, soprattutto in corsa, inizia a sentirsi il peso di questa. Ecco, a proposito del peso, volevo chiederti, secondo te la pistola è meglio averla in una fondina cosciale o attaccata al tattico? Quindi io, per motivi e perché, la metti qui, insomma, spiegaci un po' come e dove la ritiri. Allora, io la preferisco attaccata al tattico, quindi uso una tasca del caricatore per, diciamo, tenere la pistola quando appunto vado a giocare. Preferisco una tasca del caricatore perché secondo me è più accessibile rispetto al cosciale. Secondo me è più veloce perché è come andare a prendere un caricatore, quindi quando si finisce appunto tutte le altre possibilità di riparo, piuttosto che si gira il fucile e si va a prendere direttamente la pistola che è situata in una tasca del caricatore, del tattico. Poi lì dipende dalla comodità che uno ha. Ma la preferisco appunto attaccare al tattico. Sì, ma anch'io la penso come te perché mi è capitato di metterla nel cosciale, correre con una pistola da un chilo, sbattere, poi magari si stacca anche. Sì, si rischia anche di quello, di perdere una pistola comunque da 100, 150 e rotti, insomma, gira anche un po' le mani. Non è divertente. No, non è bello vederla rotolare a terra. Pertanto ci è detto che questa Taurus, replica della Beretta 92, ha anche la raffica. Esattamente. Una raffica CO2, esattamente. Una cartella. Una mitragliatrice delle dimensioni di una pistola. Esatto. Molto bene. Esatto, quindi diciamo va dosato il grilletto perché una volta che si preme va a raffica. Cioè, fa male. Esatto, anche perché 24 colpi vanno via subito. Ha un bel 6-7 secondi. No, nemmeno. Io l'ho sentito sparare. Io penso che in 3 secondi l'hai svuotato. No, 3 no. No, è una mitragliatrice. Però cioè, va. 3 secondi è finito. Se ci sarà l'occasione, vedremo anche un video di raffica di questa Taurus. Esatto. Di che marca è questa pistola? Della KVC. Bene. E c'è anche la possibilità di attaccarci sotto un puntatore laser. Ah, ecco, si fa vedere. Alla classica slitta Weaver da 20 mm piuttosto che una torcia, eccetera. Sì, insomma, cose più estetiche che pratiche. Che pratiche. La torcetta in urbano fa comodo. Fa comodo. Sì, oltretutto, vedo che ha una filettatura per silenziatore. Per silenziatore, sempre più estetico. Che però, pratico, però io spezzo una lancia in favore del silenziatore. Sì, sulle repliche a gas. A differenza di quelle elettriche che praticamente creano un rumore nel gearbox, quindi esatto. Puoi mettere 200 metri di silenziatore ma il rumore viene da dietro, quelle a gas ha più senso di esistere il silenziatore, perché infatti ho visto anche un video che diceva che riduce fino al 40% del rumore, quindi attenzione, mentre su una replica elettrica riduce forse il 5% perché è più estetica che non altro, sulla replica a gas funziona, quindi è una cosa da tenere presente, perché comunque se non avete la filettatura non ce lo potete andare a aggiungere dopo, esatto. Quindi tanto vale comprarla da subito. Esatto, questa è proprio la filettatura già integrata. È utile, se non è indispensabile, ma come ti trovi a mirare con questa replica? Trovi allora, che sia istintivo il tiro? Parecchio.
Bene, sì, bene. Parecchio istintivo il tiro. Perché quella è la cosa più importante della pistola, alla fine, se devi star lì a mirare, a guardare. No. Questa, soprattutto perché appunto ha la possibilità di essere a raffica, si va subito a estrarla e a sparare. Ecco, anche in un ambiente urbano, cioè il meglio che ci sia è la pistola. Perché veramente giri l'angolo, sei subito lì senza star ingrassi veloci, piuttosto che è fantastico. Sì. Suo massimo utilizzo lo trova negli ambienti stretti e chiusi, proprio è indispensabile. Esatto, per un utilizzo appunto veloce, immediato, senza, perché sulla lunga distanza perde potenza, meglio sempre il fucile. Si sa, anche perché giocare con le pistole è un numero limitato di colpi, è un po' impegnativo. Bene, adesso la vediamo un attimo nel dettaglio da vicino, e quindi cambiamo inquadratura. Abbiamo capito che ti piace, giusto? Assolutamente. È un acquisto che consiglieresti ai nostri amici che ci guardano? Sì, se vi piace comunque una pistola che si possa personalizzare fino a un certo punto, perché comunque silenziatore, e rail sotto per metterci una luce, un puntatore laser, soprattutto avere la raffica e 24 pallini che fanno sempre comodo. Poi a CO2. Io la consiglio parecchio perché è un acquisto che vi consiglio. Quindi un'ottima replica, veramente molto bella. Io ho avuto modo di impugnarla proprio qua adesso, è veramente molto solida. Dà l'impressione di essere una vera pistola. Il peso è considerevole. Ho un pallino che è caduto, scusate le pizze in diretta. Sicura, poi ecco, una cosa che non abbiamo visto è che è ambidestra, molto importante. Quindi rendo a Bumblebee la sua Taurus, grazie per questo video, molto grazie bello, a te, quindi non mi resta che darvi appuntamento fra 2 settimane con un nuovissimo video assieme a Bumblebee. Ciao a tutti ragazzi. Barbra Streisand.